Siamo con Lucio Zanon di Val Giurata. Lucio, sarà un Chieri ancora stratosferico nonostante gli in-out che ci sono stati? È quello che noi speriamo. Intanto è sempre bello ripartire, ritrovarsi. In queste fasi sono bellissime, insomma, si riforma il gruppo. E poi speriamo, sì, stratosferico, diciamo che vorremmo continuare a volare. Noi continuiamo a dirlo, ma l'abbiamo già anche detto l'altro giorno con Pinerolo, oramai questa pallavolo è sempre più al centro dell'attenzione e forse l'unico neo è proprio la poca capienza degli impianti che vi ospitano. È un po' così, assolutamente ragione, la pallavolo l'abbiamo vista, insomma, adesso con la vittoria VNL, la vittoria alle Olimpiadi, i numeri che abbiamo fatto in televisione. Abbiamo bisogno di avere più spazio, più posto per la gente. Abbiamo forse anche bisogno, se posso dirlo, di un campionato un pochino più lungo, perché è veramente un campionato molto compresso e per chi gioca come noi le coppe molto molto impegnativo. Quale potrà essere la sorpresa di questa stagione? Parliamo di club. Ma è sempre difficile prevedere le sorprese, perché appunto sono sorprese. A me piace Vallefoglia, se devo fare un nome. Chieri adesso è messa sempre subito dietro le quattro corazzate, ma forse dovremmo cominciare a parlare di cinque. Beh, sarebbe bello e sarebbe anche molto lusinghiero. Non dimentichiamo il fatto che noi abbiamo un budget che è ancora inferiore rispetto alle quattro grandi cosiddette, e quindi facciamo molto bene con quello che abbiamo e per quello che abbiamo. E siamo contenti ma anche consapevoli che vogliamo sempre fare un passo in più. Luca Di Cillo, questa squadra quest'anno è ancora di più sotto i riflettori, il campionato di pallavolo lo sarà ancora di più dopo la vittoria dell'Italia, quindi nuovi sponsor, nuove opportunità per chi si vuol far conoscere mettendo il nome sulle maglie delle squadre. Beh sì, grazie Filippo. Beh, diciamo che i campionati scorsi hanno dato degli ottimi risultati, quest'anno la squadra è completamente nuova, quindi come sempre si parte da zero, tutti da zero, e quindi bisognerà di nuovo lottare per rimanere in quelle posizioni di classifica. La squadra, le ragazze le vedo cariche, affiatate, quindi manca ancora qualche ragazza che rientra dal torneo olimpico, però insomma sì, siamo partiti carichi. Noi come sempre ovviamente stiamo rifacendo un po' tutto il look anche al palazzetto, e gli sponsor hanno la possibilità anche quest'anno di avere una visibilità nazionale, perché la pallavolo è un movimento che sta crescendo tantissimo, sia noi come club ma anche come movimento in sé. La Lega di Serie A femminile è il secondo movimento in Italia come follower complessivamente su tutti i social, quindi c'è una visibilità pazzesca. Avremo di nuovo le dirette Rai, le dirette DAZN quest'anno, quindi per chi vuole farsi vedere, vuole sostenere uno sport bellissimo che è la pallavolo, sul nostro sito trova tutte le informazioni per contattarci e entrare a far parte della nostra famiglia.